siamo la Never Crew, io mi chiamo Cristian Rebecchi e lui è Pablo Togni e veniamo da Lugano nel sud della Svizzera. Abbiamo lavorato insieme dal 1996, quindi ci siamo conosciuti alla XIA in una scuola d'arte. Siamo artisti ed in particolare facciamo street art, ma ci piace aggiungere altri tipi di elementi ai nostri lavori come la pittura tradizionale, gli oggetti figurativi, la grafica, la computer grafica e facciamo anche diverse altre cose come la scultura e art toys. Lavorare per la Volvo, l'esperienza è stata molto interessante perché ci ha dato la possibilità di fare quello che volevamo, di essere creativi, di poter lavorare anche in ambiti non classici, non nel solito atelier o in casa o in spazi chiusi così, ma anche poter scegliere spazi particolari e lavorare anche sullo spazio tridimensionale che non è così frequente. Abbiamo scelto questo posto perché è un posto che fa vedere totalmente Lugano da tutti i punti di vista ed è molto, molto alto, quindi hai una visione molto particolare di Lugano. In più comunque richiama l'autosilo, lo spazio dell'auto e quindi hai una visione anche legata all'auto che ci piaceva in relazione a questo tipo di lavoro. L'opera che abbiamo realizzato per Volvo rappresenta una specie di esplorazione. Abbiamo inserito un astronauta che è un elemento che ci piace utilizzare spesso, come in generale il concetto dello spazio, dell'esplorazione spaziale. L'astronauta in questo caso rappresenta una persona che esplora, che vede le cose per la prima volta, quindi con entusiasmo. Mentre la città che è rappresentata è la città in cui viviamo, quindi un posto che noi conosciamo bene e che solo dall'astronauta in questo caso è visto con occhi diversi. All'interno della città c'è la Volvo che esce dalla città e viene vista l'astronauta in questo caso. La Volvo in quanto automobile a sua volta è un elemento che rappresenta l'esplorazione, solo un tipo diverso di esplorazione più terrena, più nel dettaglio, un'esplorazione che penetra gli spazi e non soltanto li vede dall'esterno.